Dimmi, buongiorno. Oggi parleremo di Monet. Abbiamo già iniziato a scuola a disegnare, insomma, proprio l'artista. Adesso vediamo un po' le caratteristiche delle sue opere. Monet è un pittore dell'impressionismo. Che significa? Significa che gli impressionisti amavano praticamente soprattutto disegnare all'aria aperta e disegnavano la natura. Andiamo avanti. Perché fare arte? Perché arte comunque è un'attività che vi piace, disegnare, vi rilassa ed è una cosa, un'attività che potete svolgere anche con i vostri genitori. Abbiamo detto che l'arte è importante perché? Perché prima di tutto stimola la vostra immaginazione e creatività. Rafforza la vostra autostima, unisce la famiglia e ci dà sollievo dallo stress. In questa slide ho elencato una serie di siti per dei tour virtuali nei musei. Ci sono musei italiani, ma ci sono musei importanti di tutto il mondo. Quindi potete copiare e incollare nella barra degli indirizzi e fare un bel viaggio virtuale, visto che adesso non possiamo uscire, con i vostri genitori. Andiamo avanti. Vi voglio far notare che tutte le immagini che voi vedete come sfondo alle slide sono tutti dipinti di Monet. Quindi, come vedete, sono prevalentemente paesaggi e soprattutto fiori. Adesso vediamo questa frase non è di Monet, però rende l'idea di che cosa è l'arte. L'arte praticamente lava via dall'anima la polvere della vita quotidiana. Significa che nel momento in cui noi o guardiamo un dipinto o disegniamo, praticamente ci scrolliamo di dosso quelle che sono le fatiche, quelle che sono le bruttezze della vita quotidiana. Quindi ci rilassiamo. E del resto, di proposito, appunto, vi ho messo questa bellissima immagine del mare che solitamente, insomma, ci rilassa. Questa frase di Monet ci fa capire come loro, come gli impressionisti, volessero cogliere nei loro dipinti la natura, ma lui stesso diceva che era impossibile fermarla, perché nel momento in cui dipingevano un paesaggio, poco dopo quel paesaggio era già cambiato, non era più lo stesso. Allora, questa è una piccola introduzione. Abbiamo lavorato su Van Gogh, lavoreremo secondo le nostre modalità anche su Monet. Quindi partiamo da una biografia che voi dovete copiare sul vostro quaderno, come avete fatto in classe. Avevate già fatto la copertina di questo nuovo artista, adesso ricopiate la biografia, la leggete. Quello che vi dovete ricordare è che mentre Van Gogh ottenne fortuna dopo morto e in vita riuscì a vendere solo un quadro, Monet invece fu più fortunato perché divenne famoso in vita. La natura è stato uno dei suoi soggetti principali, tra questi appunto dei paesaggi come con protagonisti, tra virgolette, dei covoni di grano. I covoni sono queste montagne di grano, vero? Vedete, ce ne sono solo tre, ve ne ho caricati solo tre di dipinti e con paesaggi differenti. Un altro oggetto che lui amava dipingere erano le ninfee. Le ninfee sono dei fiori d'acqua e le ha praticamente dipinte per gli ultimi 27 anni della sua vita, anche quando divenne quasi cieco. Quindi guardate poi come sono belle, guardate che colori tenui che ha utilizzato. Passiamo al vostro lavoro. Cosa dovete fare? Io di seguito vi ho caricato 4 a 5 dipinti. Cinque dipinti in bianco e nero e diciamo colorati. Voi dovete riprodurne almeno uno sul vostro quaderno, me li faccio vedere, almeno uno sul vostro quaderno e poi ovviamente inviarmi la foto. Non scegliete quello più semplice, siate coraggiosi. Vedete, qui anche Monet aveva dipinto i girasoli, un po' come Van Gogh. Questo è quello più semplice, però vi ripeto, siate coraggiosi, lo so che ci riuscirete benissimo. La penultima slide riguarda praticamente un tour virtuale nella casa di Monet. Vi faccio vedere, copiando questo link nella barra degli indirizzi, noi abbiamo praticamente, ecco qui, la casa, facciamo un tour nella sua casa.
la sua abitazione. Ecco qui, dove sono le freccette, voi riuscite ad andare in un altro ambiente, sulla I avete le informazioni che però sono in francese. Di lato avete gli altri ambienti. Io devo sì, velocemente passare avanti, altrimenti non riesco a caricare poi il video. Quindi copiate ed incollate questo link nella barra degli indirizzi e potete fare con mamma e papà un bel viaggio virtuale. Spero che vi sia piaciuta questa attività e aspetto i vostri disegni. Mi raccomando, anche più di uno, ok? Un bacio e a presto. Ciao ciao!